Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Iniziamo questa giornata chiedendo allo Spirito Santo di scendere per riempire, illuminare, accendere i nostri cuori. Spirito Santo, scendi nel cuore di tutti quanti, scendi nel mio cuore e prendi la tua dimora. E con questo amore che viene, che sorge dal cuore del Padre, vogliamo ringraziare, invocare il Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ricordiamo il Vangelo di ieri in cui Gesù guariva il cieco e questa guarigione rappresenta la nostra guarigione, cioè quella guarigione che anche noi dobbiamo ricevere da Gesù per poterci vedere e soprattutto per poter vedere come Lui veramente è. Poter capire chi è Gesù per me. Ecco, allora ascoltiamo questo brano di oggi. Ascoltiamo dalla voce di Sofia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: La gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Ecco, chi è Gesù? Chi è Gesù per la gente? Ma la domanda più importante è chi è Gesù per me? Anzi, è Gesù stesso che fa la domanda rivolgendosi a me, chi sono io per te? Cosa significo per te? Che posto ho nella tua vita? O meglio, che posto mi hai dato nel tuo cuore? È una domanda importantissima e mi viene proprio da considerarla simile a quella domanda che si fanno due fidanzati che da tempo ormai sono insieme, hanno incominciato a conoscersi, a fare esperienza proprio concreta di quello che è ciascuno. E a un certo punto nasce l'esigenza di chiedersi: ma adesso continuiamo così in un eterno fidanzamento? Oppure dopo che abbiamo capito qualcosa l'uno dell'altro, vogliamo fare una scelta, un salto di qualità,
prendere una decisione per tutta la vita? Ecco, secondo me Gesù ha bisogno che si faccia questo salto di qualità nel rapporto con Lui. Perché rimanere in un rapporto di superficie non serve a nessuno. È quasi un prendersi in giro. Magari può diventare il rapporto con Lui quella pennellata di religiosità che fa sì che la nostra coscienza si senta a posto con Dio, ma non ci dà niente. Prima o poi un rapporto così ci stancherà. Tanto ne faremo a meno, comunque, ne facciamo a meno comunque in pratica, non ci serve in pratica. Ecco, chi è Gesù per me? Ma questa domanda non richiede la risposta, diciamo, esatta. Prima di tutto richiede che io risponda con sincerità, ma adesso, che cosa rappresenta Gesù per me? Che posto sto dando a Gesù nella mia vita, nel mio cuore? Realmente. Ecco, è importante che io mi renda conto qual è realmente il posto che sto dando a Gesù, come io lo considero in rapporto alla mia vita. Ecco, Gesù si fa, scusate, Pietro si fa avanti e dà una risposta a Gesù. Tu sei il Cristo. A prima vista è la risposta esatta, però in realtà questa risposta, proprio per quella il Cristo, esprime da parte di Pietro il fatto che Gesù è quel Cristo che Pietro si attendeva, è proprio quello. Ma il Cristo che Pietro si attendeva qual è? È quello dei miracoli. È quello che quando si presenta un problema nella vita ti risolve il problema. E il problema che cos'è in fondo? È quando la vita non va secondo i miei piani. Ecco, Gesù è colui che mi risolve i problemi affinché la mia vita possa andare come voglio io. È proprio un travisamento totale. È un non vedere Gesù chi è realmente. Realmente. Infatti, quando Gesù apertamente dice che cosa è la sua vita, e quindi fa capire che chi starà con lui condividerà lo stesso tipo di vita, ecco, quando Gesù lo dice apertamente e parla di sofferenza, parla di obbedienza, parla di sacrificio, parla di risurrezione. Ecco, quando Gesù parla di tutto questo, Pietro vede sconvolti i propri schemi sul Messia e allora prende in disparte Gesù e cerca di farlo ragionare, perché Gesù in quel momento, secondo lui, è fuori. Cioè, Pietro si sente di dover insegnare a Dio, perché è Lui, siamo noi, è il mondo che sa come devono andare le cose. E quindi deve insegnare anche a Dio quello che deve fare. Ecco allora che Gesù prende Pietro e lo rimprovera apertamente di fronte a tutti i discepoli. Va dietro a me, Satana. Ecco, non gli dice va lontano da me, lungi da me, ma va dietro a me. Cioè, dietro è il posto autentico del discepolo, colui che segue il maestro. Colui invece che si pone di fronte al maestro per dirgli quello che deve fare è Satana. E quante volte siamo noi così? Pietro ci rappresenta.
E poi guardate in quello che Gesù dice di se stesso, di ciò che lo attende. Fa riferimento anche ai sacerdoti, agli anziani, agli scribi, al mondo religioso. Ecco, nel mondo religioso, quello che si attesta in questo mondo con un potere, non c'è posto per Dio, per il vero volto di Dio, perché il suo vero volto scardina le basi del potere di questo mondo religioso. E sarà proprio questo mondo religioso a far fuori Gesù, con la collaborazione del mondo politico. Allora, vogliamo veramente amare, innamorarci, metterci in gioco la vita su questo Gesù che in questo mondo non trova posto, non trova spazio? Ecco, la domanda rimane, dobbiamo interrogarci seriamente, perché la cosa importante è rendersi conto che essere discepolo autentico vuol dire partecipare della stessa sorte e missione di Gesù. Se no, sono illuso di essere discepolo, ma non lo sono. E vorrei sottolineare anche una parolina, doveva soffrire, quel doveva. Rileggo la frase, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Quel doveva, che cosa vuol dire? Obbedienza al Padre. Cioè Gesù ci mostra che lui vive in un rapporto d'amore con il Padre. E l'amore vero si concretizza nell'ascolto. Ecco, lui lo sta ascoltando il Padre. Ed in questo ascolto va incontro a tutta questa storia, a queste sofferenze, a questo disegno, perché è un disegno d'amore. E non ha paura della sofferenza, perché pur di rimanere nella fedeltà al rapporto d'amore con il Padre, la sofferenza la sopporterà per il grande amore, per l'infinito amore che ha per il Padre. Ecco, ci insegna Gesù che l'amore concreto vive anche la dimensione dell'obbedienza e della sofferenza. Se queste dimensioni non esistono, non esiste neppure l'amore. Ecco, allora vogliamo fare questa preghiera che è, come dire, una preghiera di comunione spirituale, per dire Gesù, voglio veramente amarti e condividere tutto di te, mediante la grazia dello Spirito Santo e l'intercessione della Mamma Celeste. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me. Che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi per l'intercessione della Mamma Celeste.
vi liberi da ogni male dell'anima e del corpo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una buona giornata a tutti voi, carissimi amici. A presto.